Oggi a Milano abbiamo presentato la nuova famiglia di tablet VivoTab. Abbiamo in mano VivoTab Smart, la nostra soluzione per l'utenza prosumer, quindi per quell'utente consumer che non disdegna l'utilizzo del tablet di tanto in tanto anche in ambito professionale, o viceversa, l'utente professionale che di tanto in tanto lo usa anche in ambito consumer. Si tratta di un oggetto smart, come dice il nome stesso, perché in soli 9 mm di spessore siamo riusciti a montare la nuova tecnologia Intel Clover Trail, quindi piattaforma x86, in grado di supportare Windows 8. Quindi con Windows 8 è possibile fare finalmente su un tablet tutto quello che è possibile fare su un notebook piuttosto che su un desktop. E questo è il grosso plus di questo oggetto, perché ad oggi l'esperienza d'uso dei tablet è sempre stata confinata a un'utenza probabilmente più consumer. Il fatto di poter entrare in azienda e riconoscere il dominio aziendale, poter leggere le cartelle di rete dell'azienda, rende questo tablet finalmente un device completo e assolutamente trasversale per gli utilizzi di un utente. Come detto, sono 10 pollici di schermo con tecnologia Super IPS. Il vetro che protegge questo schermo è un Corning Fit, quindi ultra resistente, resistente ai graffi, e di questo oggetto ci possiamo vantare di dare due specifiche fondamentali. La prima è che sarà disponibile sul mercato con 64 giga di memoria, quindi il top di gamma per quello che si può pensare oggi a livello di spazio di archiviazione su un tablet. Secondo, arriverà sul mercato a 549 euro, arriverà sul mercato alla fine di novembre o ai primi di dicembre, stiamo definendo gli ultimi dettagli, con una cosa particolare solo per gli utenti italiani, che sarà l'assicurazione casco, quindi l'assicurazione contro i danni accidentali, inclusa nel prezzo, valida per il primo anno di possesso del device.